La Taranta ha nomi di persone. Si chiama Rosina, Peppina, Maria Antonietta. Ha una tonalità affettiva particolare che si riflette in chi è stato morso. Vi sono così tarante ballerine e canterine, sensibili alla musica, al canto e alla danza. E vi sono anche tarante tristi e mute, che richiedono nenie funebri e altri canti melanconici. Vi sono poi tarante tempestose che inducono le loro vittime a fare sterminio, o libertine che le stimolano a mimare comportamenti lascivi, e infine tarante dormienti, resistenti a qualsiasi trattamento musicale. Danzare con Ragno è per lui una forza nuova, un nuovo entusiasmo, il suo ragionevole motivo per allontanare quella voglia di abbandono latente nell'animo di chi il tarantismo l'ha sventrato attraverso gli occhi di altri ed è assolutamente consapevole che unica premessa possibile per un ritorno sarebbe raccontare nuove storie, portare alla luce testimonianze che nessuno, prima d'ora, ha mai raccontato. Ed è proprio un viaggio tra le pieghe di un tarantismo sconosciuto, quello che propone lo spettacolo dell'attore e antropologo Brizio Montinaro. Un itinerario guidato tra la lettura di testi storici del tarantismo e l'esecuzione di musiche che nel corso dei secoli sono servite per la cura magica degli effetti del morso della tarantola. Da testimonianze quattrocentesche fino ad arrivare ai racconti etnografici di Ernesto De Martino. Sono questi testi presi in oggetto per il percorso dello spettacolo. Pagine suggestive di alta letteratura che incontrano gli sguardi di autori provenienti da nature diverse, da diversi luoghi e una musica terapeutica che non è stata sempre quella frenetica che oggi noi comunemente riconosciamo, ma una musica languida, triste, a volte persino malinconica. Il tarantismo prende avvio da un reale morso, probabilmente, di un ragno che avvelena, producendo in chi è stato colpito vari effetti: grande malinconia, inappetenza, prostrazione, oppure, come dicevo prima, questa voglia irresistibile di muoversi, di saltare. Per guarire da questa malattia si chiamavano dei suonatori e si eseguiva per il malato una speciale musica. Ho scoperto delle cose nuove nel tarantismo che non sapevo e che non sapeva neanche Ernesto De Martino, e questa scoperta di novità mi ha ricaricato. Ho fatto delle indagini ancora per parecchio tempo fino a trovare dei testi interessantissimi, nuovi, inediti, in latino, in francese, in tedesco, e poi ho dovuto tradurre e ho deciso di rioccuparmene, e da questa seconda ondata, diciamo, è nato Danzare con Ragno. Il ragno che avvelena non esiste più. Gli studiosi l'hanno cercato, ma non hanno trovato un ragno che avveleni. Probabilmente questo ragno è estinto come specie, oppure non è mai esistito. Il tarantismo è finito. La cosa divertente e anche imbarazzante per me è quando sono in giro per l'Italia e mi dicono: ah, dobbiamo venire nel Salento perché dobbiamo vedere le tarantate. E io dico: ma quali tarantate? Le tarantate sono scomparse da anni. Ecco, forse in tutta questa comunicazione che si fa su questi argomenti bisognerebbe di tanto in tanto dire anche qual è la realtà delle cose, per poi costruire oltre, ma dire per esempio che le tarantate non esistono. Ma io ti chiedo una cosa.
Per far crepare o schiattare la taranta occorre soprattutto mimare la danza del piccolo ragno, cioè la tarantella. Costringere il ragno a danzare sino a stancarlo, inseguirlo fuggente davanti al piede che incalza, o schiacciarlo e calpestarlo col piede che percuote violentemente il suolo al ritmo della tarantella. Ora la donna in piedi lotta contro la taranta, immaginando di calpestarla e di ucciderla con il piede che batte la danza. Passo su passo cerca il suo equilibrio spirituale, accerchiando la vertigine su curve musicali sempre più vibranti, fino alla scomparsa dei sensi. È una piccola cosa in confronto a tutto quello che c'è, ma stimolato da Vincenzo Santoro ho messo su questa serata che pensavamo dovesse finire, invece siamo ancora qui a fare lo spettacolo dopo aver attraversato mari meravigliosi, dall'Olimpico di Vicenza all'Auditorium Parco della Musica a Roma, nella Sala Sinopoli sotto l'egida dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quindi abbiamo fatto di tutto, festival, portato in giro per l'Italia. E così ci troviamo ancora a farlo, però insomma sono testi, una piccola parte che si può prestare allo spettacolo anche, all'ascolto e al godimento dello spettatore, ma ci sono testi molto più complessi, insomma. Ecco. Per ricevere il ritmo con maggior vigore, è come se quel ritmo le addolcisse l'animo e gli lenisse il dolore, porgeva lentamente e quietamente l'orecchio al tamburello. Quindi subito cominciava ad agitare il capo, le mani, i piedi e infine prorompeva nel ballo.